fare il 10% in un mese con il trading è più facile di quanto pensi e per dimostrartelo ti regalerò in questo video il template mio personale che utilizzo per segnare tutti i trade e capire effettivamente che win rate avere e che rischio utilizzare, rischio rendimento utilizzare per essere profittevole con il trading e ti dimostrerò che utilizzando un rischio rendimento molto molto basso e rischiando l'1% per ogni trade è più facile di quanto pensi arrivare al 10% di profitto in un singolo mese e che utilizzando magari anche l'interesse composto è possibile anche partire da un capitale molto basso per arrivare in pochi anni a generare un capitale davvero davvero incredibile. Ciao amico trader e benvenuto in questo nuovo video, se ancora non mi conosci sono Salvatore. Prima di iniziare però come sempre like al video per supportarmi se apprezzi i miei contenuti, commenta se vuoi anche tu il mio template personale che ti farò vedere ovviamente in questo video, iscriviti al canale e iniziamo. Ovviamente il template è totalmente gratuito, quindi una volta che avete lasciato like e commentato il video andate in descrizione sotto al video, trovate un link, lasciate la vostra mail e riceverete questo template. Template che ha due fogli e che adesso vi spiego come funziona. Innanzitutto nella prima colonna andiamo a selezionare le coppie sulla quale andiamo ad operare: gold, euro, USD, GBP, indici, cripto, quello che volete ragazzi, potete aggiungere poi quello che volete. Semplicemente qui invece andiamo a segnare ovviamente quanti sostanzialmente lotti andiamo ad aprire, quindi ad esempio nel caso di Xaus operiamo con 1, 10, 20, 30 lotti, quello che vogliamo. Nella colonna successiva ovviamente andiamo a selezionare se abbiamo vinto o perso sostanzialmente questo trade, quindi se ci è andato in stop loss mettiamo lose, se ci è andato in take profit mettiamo win. Molto importante scriverli in questo modo ragazzi, perché per far funzionare bene tutte le statistiche del foglio c'è bisogno per forza di scriverlo bene, perché se andiamo a modificare e scriviamo in un altro modo non ci calcolerà ovviamente bene il trade. Vedete che cambia, invece trade lose deve essere conteggiato qua e trade win deve essere ovviamente conteggiato qua. Vedete ragazzi che con queste statistiche ovviamente ci viene detto che percentuale di trade abbiamo perso e che percentuale di trade abbiamo portato a take profit. La percentuale che appunto utilizziamo per operare, nel senso che il 34% sul gold, il 26% sui GBP, 39% su euro, in base ovviamente a quello che selezioniamo. Quindi possiamo avere anche un'interfaccia per capire effettivamente su cosa operiamo di più. Possiamo avere la statistica del nostro win rate, andando a selezionare ovviamente gli importi, take profit e quant'altro, in base a quanti trade vinti e quanti trade persi andiamo ad ottenere. Possiamo ottenere l'RR medio, quindi il rischio rendimento medio che stiamo utilizzando, che nel nostro caso ragazzi è molto molto basso, stiamo parlando di un rischio rendimento del 2,2%, e poi ovviamente ci dirà la massima vincita, il trade con massima vincita e il trade con massima perdita, e poi infine ci dirà qual è diciamo il budget finale del nostro conto, partendo ovviamente ragazzi da un conto di $100.000. Se volete modificare il conto di partenza vi basterà andare qui nella formula e andare a modificare ovviamente il conto. Non modificate ovviamente ragazzi la formula, modificate soltanto questa prima cifra, in questo caso ho messo 100.000. se partite da 200.000 basta modificare questo in 2, 3, 4, 500.000, 1.000.000 o anche $1.000, ovviamente come volete. Poi quando ovviamente prendete stop loss andate ad impostare la loss che avete appunto fatto. In questo caso io metto 1000 euro per loss, sarebbero $1.000 per un conto da 100.000, che equivale all'1%, che è il mio rischio per ogni trade, e poi il take profit che equivale in questo caso a $2.000. Mi sono reso conto che non vi ho detto nella prima colonna, ovviamente qua potete segnare ragazzi se il trade lo aprite long o se lo aprite short, in modo tale da avere anche una statistica per dire ho aperto 3 trade long e sono andati in profitto, ho aperto 4 trade short e sono andati in perdita, in modo tale che ovviamente potete ricordarvi, adesso la sto facendo così a caso, in modo tale che poi avrete anche una sorta di trading journal per capire effettivamente quanti trade long e quanti trade short avete ovviamente aperto, i lotti che avete aperto per ogni trade e così via, in modo tale che ovviamente poi esce il grafico sia delle statistiche dei trade che su quali coppie avete operato e poi tutto quello che vi ho spiegato. Adesso però vi mostro l'altra parte che appunto ci farà capire quanto effettivamente può essere facile fare un 10% in un mese. Andiamo nel foglio ragazzi che si chiama contabilità trading, non vi spaventate, è molto molto semplice. Partiamo ovviamente in questo caso da gennaio, potete modificare i mesi che volete, se siamo a febbraio, marzo, aprile modificate. Partiamo ovviamente ragazzi inserendo qui, è tutto editabile il foglio, ve lo dico, inserendo qui il nostro budget di partenza. Io ho messo un conto prop firm da 100.000 euro,
potete mettere un conto vostro da 100 euro, da 1000 euro, 10.000 euro, quello che volete. Ovviamente ci basterà poi segnare ogni giorno la percentuale di profitto o di perdita che ovviamente realizziamo. Ed io, ragazzi, ho simulato, ok, in un mese, ovviamente determinati trade, che sono questi qua, quindi 13 trade persi e 10 trade vinti, con un win rate del 43%, ragazzi, che è fattibilissimo, con un RR medio del 2.2%, ragazzi, che è un RR molto molto basso, che però secondo me è tra i migliori in assoluto. Un RR tra il 2 e il 3, 4, massimo 5 per un trade, secondo me sono gli RR che vanno, che per la mia strategia, o meglio, con la quale riesco ad essere più profittevole. Detto questo, ragazzi, ho simulato dei trade intrasettimanali, soltanto 5 trade a settimana, ovviamente togliendo i due giorni, sabato e domenica, nel quale nel caso del Forex non si può operare, ok? E quindi ovviamente, ragazzi, ho simulato questi trade rischiando sempre l'1%, quindi rischiando sempre 1000 euro sostanzialmente, e ovviamente il foglio ci calcola in automatico il nostro conto, quindi se mettiamo meno 1% ci calcola meno 1000, arriva a 99, meno 1 rischia in questo caso 9,90, ragazzi, perché il foglio calcola l'interesse composto, quindi il nostro rischio, se vogliamo utilizzare l'interesse composto, deve essere di 990, perché l'1% di 99.000 è 990. Infatti in questo caso del foglio, ragazzi, va a calcolare l'interesse composto, perché quando andiamo in profitto, ok, che succede ad esempio dopo i primi 7 trade, sostanzialmente che andiamo in profitto, quando siamo in profitto di 900 euro, lui non va a rischiare più 1000 euro, ma va a rischiare 1090 euro, perché siamo in profitto di 1094 euro, perché siamo in profitto di 949 euro. E quindi ovviamente, andando a fare tutto il calcolo, simulando, ragazzi, gli stessi identici trade che ho segnato qua nel foglio, a fine mese noi arriveremo a fare il 9% circa, perché siamo a 109.000 euro, quindi non proprio il 10 ma il 9%, che è appunto il profit che ci esce qua nel foglio, andando, ragazzi, appunto a perdere l'1% ogni volta che perdiamo un trade. Io ho messo due loss di fila, due win di fila, una loss, una win, in questo caso di un RR un po' più alto, tre loss di fila, win, win, loss, win, comunque sono sostanzialmente 13 loss e 10 win, quindi più loss che win. RR basso significa, ragazzi, che se utilizzate TradingView potete vedere che un RR da 1 a 2 è abbastanza, tra virgolette, facile da poter raggiungere. E ovviamente, ragazzi, rischiando sempre l'1% del conto. Potete ovviamente cambiare, magari rischiare il 2%, il 3%, decidete voi poi in base alla vostra strategia. E ovviamente, ragazzi, potete anche andare a modificare il foglio se voi partite da 1000 euro, ok? Quindi cambiamo il nostro budget di partenza, il foglio ci cambia tutto, portandoci ovviamente sempre al 9% finale di profitto in questo caso, però partendo ovviamente da 1000 euro, rischiando l'1% dei 1000 euro. Ma se voi ad ogni trade su 1000 euro rischiate non l'1%, ma magari rischiate di più, perché avete un grosso budget e volete, tra virgolette, andare a rischiare di più, cercare di ottenere un guadagno molto molto più grande, ovviamente, ragazzi, potete andare a simulare con diversi profit. Quindi andate a modificare qui quando perdete, andate a modificare in base a quanto perdete. Se perdete il 5% mettete meno 5, se fate un trade profittevole del 20% mettete invece di 2 20%. Il foglio è tutto editabile, quindi ovviamente poi modificherà il tutto in base a quello che voi avete sostanzialmente realizzato. E che cosa succede, ragazzi, per farvi capire? Quando utilizzerete l'interesse composto, anche partendo da un conto di 1000 euro e ovviamente, ragazzi, riuscite a fare il 10% al mese, e voi avete qua tutti i mesi, potete andare a simulare che, ragazzi, facendo il 10% a mese, in pochi anni, ovviamente, il vostro conto da 1000 euro potrebbe passare a molto ma molto di più. Ovviamente, ragazzi, mantenere un 10% al mese come costante diventa molto molto difficile farlo tutti i mesi. Ovviamente magari un mese prenderete qualcosa, prenderete 2-3%, 4%, un mese andrete in profitto del 15%, ovviamente il trading è questo, è molto molto variabile. Ma con questo foglio potete innanzitutto analizzare il vostro metodo di operare e i vostri veri risultati, segnandoli e tenendoli salvati. E in più, ragazzi, potete capire effettivamente, grazie all'interesse composto, a cosa potete arrivare anche con un conto, ovviamente partendo da un conto di 1000 euro. Ci vorranno magari degli anni, ma, ragazzi, è davvero fattibile. Ovviamente, ragazzi, inutile dirvi che se non sapete fare trading, questo foglio per voi può avere poco utilizzo, nel senso che potete magari iniziare a scrivere per capire se siete profittevoli, sì, potete farlo in quel modo. Se invece ancora non sapete fare trading e vi volete approcciare a questo mondo e fare un percorso one to one con me, ragazzi, non corso ma percorso, nel quale ogni settimana
ci mettiamo in videochiamate e vi insegno ovviamente tutto quello che so sul trading e vi insegno anche la mia strategia. Ovviamente trovate in descrizione il mio contatto per contattarmi in privato e avere maggiori informazioni. E vi dico, prima di contattarmi ragazzi, il percorso non costa poco, quindi se purtroppo avete poco da dedicare a questa formazione ragazzi, mi dispiace ma non riesco a seguirvi, ho già degli studenti e faccio già fatica a seguirli, quindi se dovessi abbassare ovviamente il costo della formazione, magari dovrei accettare più richieste e da solo non riuscirei. Quindi vi dico già ragazzi che il percorso ha comunque 2-3 mesi di percorso, quindi non dura poco, ha comunque un costo magari che posso capire non è accessibile a tutti. Quindi ragazzi, se avete poco budget, mi dispiace ma purtroppo non riesco a seguirvi. Ultima cosa, se avete bisogno di un conto di una prop firm già funded, quindi con challenge già superata, offro il servizio di passaggio garantito con rimborso in caso di fallimento. Potete contattarmi sempre per avere delle info in privato, basta che mi dite info prop firm e io vi darò tutte le info riguardo le cosiddette prop firm e il passaggio, appunto quanto vi costa per avere un conto già funded. Adesso però fammi sapere che cosa ne pensi qua sotto nei commenti, lascia un like a questo video per supportarmi, iscriviti al canale, io ti aspetto come sempre al prossimo video.